Grazie, c'è delle cose. Perfetto. Eccoci qua. Ok. Cambia titolo e categoria. Sì, adesso lo faccio. Perfetto, ragazzi, siamo qui su Impero ora con il nostro personaggino qua. Flavex, ciao Dani, come stai? Tutto bene, Flavex, tutto bene, tu? Tutto bene? Perfetto, ho capito titolo. Ho capito titolo e ora lo dirà nel Discord io. Ciao Lo dirà in centrale ufficiale. Ciao. ciao. Perfetto, Ciao ciao. Che è ragazzi. sta roba? Ma che è, oh? Ma che è sto rumore? Mi scusi? Ma? Signori? Agente, può aprire gentilmente? Agente, può aprire? Signori, ma chi sono sti due? Ne, non lo sappiamo, Ecco, esatto. Ma che sì, sta gli faccio succedendo? delle domande, magari. Adesso dove saranno finiti? Piano 3? Piano 2? Molto probabilmente 3. No, non mi sembra di vederli. No. Ufficio comandante, Oh, oh, forse? Provo il quarto allora, piano. dividiamoci, dividiamoci. Oddio, eccolo! Milani, mi senti? La sento io, sono l'agente Sono FBI al Nimmo. ufficio comandante, venite al piano ufficio comandante. 10-4. Sono nella sala briefing, quella degli ufficiali. Oh cazzo, no, no, Sala no. briefing, signori. Buongiorno signori, che succede? Ma che sono sti rumori? Signori, tenetevi pronti. Sono Sì. Oh dei, madonna, probabilmente signori. sono attività forma. Seguite. Oh my. Ok. Oddio! Camaggegno! Io me ne vado, quindi Oddio! sono tutti. Via, 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 via. Oddio, vai, via, prendi, perdiamo, veloci! Piano terra! Piano terra! Mamma mia! Fermalo! Perfetto, preso! Oh Ne abbiamo madonna. preso uno. Non la voglio annullare. Oh Sì, mamma mia. attenzione, allontanatevi, grazie 25. signori. Aiuto. Non voglio annullare la rapina. Ma? Qualcuno mi copri dietro, per favore, non fatemi. Grazie. Sì. Convergiamo che siamo qua. Dov'è Quanti quell'altro? siete? Due. È un negozietto? Eccolo. Lì, è un Cos'è? negozietto. È un negozietto. Fatelo. Oh. Oh. I termini non funzionano, signori, sono totalmente inutili. Che cazzo sta succedendo qui? Oh, No, 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 ho dai. preso! Non mi Mamma mia. pagano abbastanza per Reclutando fare queste Andrea Costa, cose. 18. Controlla se aveva dei documenti addosso. Controlla la Non lo vedo. valigetta, controlla la valigetta, Mimmo. C'è la valigetta Ma non lo qui, vedo qua più io, che per terra. fine ha fatto? Tiè, questo è per Ecco. ieri, Smith. E Ma che vuoi? non mi hai dato Lili. Oh, serviva. Sono molto incazzato. Questo. Ragazzi, succedono cose particolari. Ok. Ma Penso che fossero non di proprio, grado ok? ratto. Un grado comunque basso. L'altro è riuscito a Ma che scappare. razza di Che lo essere stiamo umano No, no. Diciamo che era un essere umano è? non Sì, ma non... amichevole. Prego, Cazzo. Va bene. Cazzo. Sergente Maggiore Smith, Ci mancava 18, solo signori. questi. Buongiorno Ma a l'auto tutti. laggiù?
Quale auto laggiù? Il furgone. Non è che il furgone è il vostro della polizia. No, 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 tranquilli. Mi serviva un altro per fare una cosa. Il servizio. Ok, ok. Quindi facciamo un check delle Adam. Adam 1, check. Va bene. Adam 1. Penso siano in un negozietto. Adam 2. Ma siamo sicuri che un taser possa... Adam 2. Ma Adam 1 dove si trova? Okay. E c'è l'agente Smith qui? Sergente, sì. Sergente, ascolti, è di prioritaria importanza che facciate venire qualcuno che possa controllare l'accesso sui computer che è appena avvenuto e che controlli se sono stati prelevati dei dati o se sono stati inseriti dei trojan. Non può farlo lei, scusi? No, non sono in informatico. Abbiamo tecnici, informatici. Aspetta, non avete tecnici informatici? Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Sicuro. Milani! Jack, ciao Jack, Black, ciao Jack Black, puoi chiamare benvenuto. L'informatico? Aspetta un attimo, sto parlando con Ceccherini. È una... Recuta? Recuta? Sì. Che fa lei? Venga. Shady, grazie per il follow, benvenuta. Mi hanno detto che posso andare con loro. Ok, però bisogna anche avere delle pattuglie LSPD in giro, quindi... Vedo pochi GPS in giro io. Sì, abbiamo detto, la priorità c'è, sono le pattuglie, certo. Poi... Una flica adesso la flica est, abbiamo solo Adam 1 e Adam 2 fuori, quindi ho bisogno di personale, quindi vado con pattuglia con la gente, lei. Preferirei stare qui a coordinare, Smith. Tu sei? Pantofola, agente esperto. Va bene. Visto che fra poco devo anche andare in DC7. E io non penso di avere il numero dell'informatica. Mettiti in centrale operativa, però. Andiamo un attimo in sede, cioè c'è cringe quello. Sì, buongiorno, ma ciao Shady, buongiorno. Salve, cara. Salve. Tra quanto riapro i bandi per la polizia, Jack Black, riaprono tra... non lo so. Salve. Reclute? Ok, un secondo solo, arrivo subito. Un bicchiere d'acqua. Vado a prendere 2 secondi del cibo. Sì. Perfetto. Ok. Adam 1, check. Check, sono in una sparatoria di un negozietto adesso. Ah, perché siete in Adam e non siete in TAC? Abbiamo dimenticato di spostarci. Signori, non dimenticate queste cose, per favore. Ci sono un sacco. L'attack 2 dove sta l'attack 2? L'attack 2 Gabriele. Ok, e l'attack 3 invece è Bruzzi, sarà per il negozietto. Attack 3 è il negozietto, attack 1 è Flica. Sergente Smith, qui è l'agente Mimmo FBI. Non appena avremo possibilità di contattare l'informatico, ve lo manderemo in sede. Ricevuto, pensateci voi e fate tutti i controlli. Fate come se fosse. Fate pure voi, come volete voi. 10-4. Totò, buongiorno. Adam 2, Adam 1. Lei è? 10-4. Andrea Costa. Salve, salve. Salve. Agente Coca, dove sta? Sa qual è il problema? Recluta Costa e quell'altra ragazza. Adesso andiamo in Adam. Venga verso l'auto. Ci sono un sacco di reclute. Lo so, ragazzi. Da domani ci saranno promozioni di agenti. Non ti preoccupate. Vado. Oh. Grazie per il follow, Francesco P. 2014. Benvenuto sul canale. Grazie, benvenuto sul canale. Che Adam siamo? Signori, salve. Coca? Salve, salve. Buongiorno, come sta? Tutto bene, a lei? Adam 1, tutto bene, tutto bene. 10-4. Vabbè, noi andiamo in pattuglia. Voi andate in pattuglia, sì. Voi due? Sì, adesso facciamo anche noi una pattuglia. Comunque il grado da special agent, Coca, è quello con i bordi dorati e con l'interno blu, Perfetto. Ah, quello che t'avevo detto io, vedi? Perfetto, adesso vado. Perfetto.
Ci sentiamo prego. In radio. Va bene, recluta, viene vengo con me? Noi. Va con loro? No. Perfetto, posto, vada. Fate Adam 3. No. Vieni Adam 2, lei Costa. Ok. Adam 2.18. Oh, raga. No! Adam 1 di 55 38 2. Ho sbagliato, ho premuto la cintura, l'esplosione rapida ho premuto. Sa, queste volanti sono avanzate. Se lei senza cintura lacciata per MF c'è stata l'esplosione rapida, come gli aerei, quelli da caccia. Ah, gli aerei caccia. Credevo che aveva fatto un IC0, ecco perché. No, no. Sono, vuole provare anche l'esplosione rapida? No, no, grazie, non ci tengo. Va bene, va bene. Beh, coordinatore, mi assento 5 minuti per un problema, arrivo. Che cazzo è coordinatore? Si senta subito. Mettimi, Madonna mia, con gli occhiali, attimo. Perfetto. Perfetto. Ci apriranno presto i bandi. Guarda, Jack, Jay Black, non ne ho idea, te lo dico sinceramente. Oh, oh no! Stavo guardando la chat. Stavo guardando la chat, cazzo. Vabbè, dice che è meglio che non guardare il cellulare mentre guida. Mi sembra che lei e la guida siete due cose diverse. No, non si preoccupi, io vedo bene, solo che stavo guardando il cellulare, no, davanti alla chat del cellulare. E quindi ho visto che stavo girando a destra. Adesso faccio vedere come sono driver. Guarda, non penso di apriranno istantaneamente. Sì, sì, andiamo ora. Non penso di apriranno istantaneamente, ovvero questi 2 o 3 giorni. Magari tra una settimana penso di aprono, perché devo dare tempo a... Dobbiamo smaltire le reclute, altrimenti andiamo. Finiamo di essere in uno stallo incredibile di... per il personale. Non possiamo mandare 2 reclute in pattuglia. Prego, prego. Io non sono bravo solo in una cosa: sparare? Bravo, indovinato. Come anch'io all'inizio, poi dopo quando farà un po' di qualche intervento di qua e là inizierà a, diciamo, a migliorare la mira. Non sono quelli che vanno con le ciabattine e con il paracadute dietro, capito? Smith? Avanti? Quello a 2 e quello a 3. Cosa? I gradi. Quello a 2. 2 con contorno dorato e l'interno blu. Grazie. Dove si trova Coca? Che negozio di siti si trova? 500. Ok, vengo lì a vedere. Venghi, venghi. Venghi, venghi. Qui Takuno, Flickest, codice 4, soggetto in custodia. Ottimo lavoro, Takuno. Liga Est, esito positivo, portiamo i soggetti in centrale per gli arresti. Ricevuto. Wow. Maggiori Smith. Sì, perfetto, Coca, sono questi qua. Posso farmi una divisa a mio piacere? Ah, lei come agente speciale può farsi la divisa a suo piacere, basta che non sformi troppo da quella originale. Perfetto. Venghi, venghi, allora. Perfetto, andiamo.
sono locali aperti? No, non lo so. Comunque i bandi apriranno, Jack, J-Black, quindi non ti preoccupare. Ah, ma hai sparato che si deve entrare ieri e oggi in servizio? No. Ieri sera, no? Coordinatore di nome in servizio. Ieri abbiamo fatto soltanto una flica, però li abbiamo catturati senza aprire neanche il fuoco. Bene, bene, ottimo. Meglio così. Eh sì. Grave. Vabbè. Grave, nerf code, dai, voglio. Era l'inseguimento di una flica, mi sa. Nerf e Yakuza. No. Ma no. Non hanno detto che hanno, li hanno già presi e stanno procedendo con gli arresti. Ah no, forse il Gabriella, aspetta. 1070 Luxor è un 1070 nostro, è un attacca. Ok. E il Gabriella, come fai a saperlo, Grave? Guardi le live degli altri? Capi, buongiorno, tutto bene? Sono un agente coordinatore, sì, manco sai come si chiama, agente esperto coordinatore, Greve. Mamma mia. Ma i furti in casa non andiamo? Tutto bene, grazie, tutto bene, tutto bene. Dipende. Ops, è sceso qui. E che si trova il ghetto per questo? Oh. Questa macchina qua la sequestriamo. In mezzo proprio. Ah, bene, bene. Capito. Comunque, capi, come ti stai trovando su Impero? Tutto bene? Adam 3, diventi Adam 1, vi sposto io. Simon Lee. C'è nulla dentro? No, niente. Perfetto. È perfetto, non sparisce. Jack 3 si scioglie, diventa Madame 3. Dici quanto? Sì, è che metto l'inventario, Grey. Vedi che non loghi mai. Simile a quello di una pixel, sì. Non sparisce, perfetto. Andiamoci. Tanto comunque sequestrata. È simile a quello di una pixel, Grave, sì. Vedi, quando torni a giocare un po' più attivamente? Ti si spaventano, è una cosa inutile, mamma mia. Ora non mi insultano. Un cazzo di niente da fare. Ti ricordi dell'ospedale era qua a destra? No, non è più qua. Ti ricordi?
Sì, ero medico prima. Era bello la posizione. Se fosse solo più grande sarebbe stato meglio. Non so perché ormai mi ricordo più nulla della pula. Vabbè, ma impari, cioè. Ti fai spiegare da qualcuno come funziona il tutto. Tu, beh, quello che c'è adesso è gigante. Ma sì, è grande, bello grande, però è in centro, è da problemi. Per quello avevamo spostato dal centro, perché più cose in centro ci sono, più la gente ha difficoltà a starci. Forse adesso vogliono finire di costruire questo palazzo, sai, questo qua a destra, hai letto? Ah, sì. Ho visto. Ci sarebbe, però. Io adesso furto in casa. Esattamente qua è il punto. Ok. Ok, stai qua. Sono quelle porte, sono quelle porte lì da qualche parte. O sotto, o sotto qui, o sopra là, là all'angolo. Qui mi metto io. Stai qua a controllare se scende, io salgo su. Questa porta qua, secondo me. La posizione era proprio esterna, quindi mi sa che era la porta lì. Aspettiamo che esce, lo restiamo quando è appunto in casa. Qui TAC 5.2 di una rapina. Siamo bloccati su un molo a nord Valeto. Adesso vi do il civico e non sappiamo come agire perché è un suicidio avanzare sul molo. Ci possiamo ritirare? Mi sente, sergente? Ma in che senso? È un suicidio andare sul molo, ne verremo sparati. Scusate, cioè, dovete sventare la rapina, agenti. Hai ragione pure tu, vado a morire però. Provate a vedere cosa riuscite a fare, agenti. Civico 906, se avanziamo sul ponte, i loro colpi arrivano, i nostri no. Avete già un agente a terra? Un agente a terra, sì. E quanti siete ancora in piedi? Due. Provate da mentre nuotate ad andare sotto a nuoto e uscire da sotto. Ok, grazie per consiglio. Ragazzi, dovete provare a sventarla. Ma ci mettiamo qualche tacco? O è questa qua o è quella porta lì. Ok, ma ci mettiamo qualche tacco e stiamo in tacco? No, siamo qua, 55. Ok. Vado sull'altra scala io. Sì, ma insomma esce tra poco, quindi è lì secondo me. Cosa crepa? Immaginavo. Non c'è nessuno, prendiamocene.
Allora, ecco dove si trova? Sulle scarpe. Andiamo, andiamo. C'è nessuno, ma se i pullotti diventano che i mani per un negozio vanno su molti piani, non fanno prima di andare a non dare una via di fuga. Dipende. Dove guida quello? Adam Cresta tu su. E anche lo stato suo della Dam 2. Non ho capito. Dai, lo stato suo della Dam 2 anche. Adam 2 è stato su 1. E deve varia da gente a gente se vuole scegliere di farli scappare o meno. Dipende anche dal tipo di contrattazione che intraprendi. Se intraprendi a contrattazione severa, quindi dici se vuoi scappare a queste condizioni qua e magari gli conviene più che altro sparare che scappare, allora ha un conto. Se no, altrimenti contratti per farli scappare, buono. Quel servizio sanitario è terminato, ma che cazzo. Andiamo al donuts. Ci vado al culo. Mamma della mamma di... Oh, ammazza, no. Dove va il papà? Ma sono buongiorno. Buongiorno. Schmidt. Salve. Bene? Come stai? Va bene, tutto bene. Ottimo, ottimo. Mi hai detto tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Ah, belli! Bella moto! Salve. Sì, così la gente vuole togliere la bandana, per favore. Vale, Smith. Togliete la bandana. Ma sono un criminale io! Togliete la bandana, per favore. E va bene. Vabbè, c'è finta fare le prove per il custom, no? Esatto. Sì. Vabbè, al custom levo per un altro motivo. Perché? Tu non ti preoccupare. Tranquillo. Perché fa quello che sa le cose segrete? La smetti, parla. Signore. Tranquillo, tranquillo. Signore, le spalle, tolga la bandana. Io? Motivo? Intanto lei si trova su un luogo pubblico, deve togliere la bandana. Deve togliere la bandana in quanto si trova su un luogo pubblico. Guarda, mi sono bello. Perfetto. Mi hai visto? Sì, perfetto. La tiene tolta anche. No. Perché? Ormai l'hai visto, infatti. Si trova in un luogo pubblico, deve togliere la bandana. Schmidt, signore, deve togliere la bandana. C'è puzza. Se non toglie la bandana, sarò costretto ad arrestarla per entrare alla giustizia. Ma è sempre la stessa storia, non ce la faccio più. Anzi, sempre mancato. Sempre solo questo fanno. Ma tu da che parte stai rimando, scusa? Sempre solo questo, è incredibile. Loro sanno solo rompere i coglioni. Aspetta, vuole che l'arresto? L'arresto? Per cosa? Per entrarci alla giustizia per il oltraggio pubblico. Ma ufficiale. Ma se è tolta la maschera, guarda, ce l'ho la bandana. Ce l'ho ancora la bandana. Bene, bene. Allora non ho preso. Allora smetta di. Cosa? Oh no! Perché c'è una cosa? Niente. Cosa? Oh, grazie. Oh no! Grazie. Non rompere cosa, mi scusi? Fini! Sono triste! Mannaggia! Stanno per arrestarlo, scusi, sono triste! Non rompere cosa, mi ha detto? Non ci sarebbe un motivo per arrestarmi, la bandana. Mi ha detto non rompermi i coglioni, mi ha detto. Non ci sarebbe motivo per arrestarmi a come? Ah, sì! Sì. Che fail! Smetti, okay. Sono triste! No. Guarda! Okay. Sto pullando!
Adesso oh, dire a una persona di non rompere bravo, i coglioni. Ma c'è bravo. Ad un poliziotto non lo dice, punto. No, no, non lo dico, no. Ok? Non posso dirlo, no, scusa, no, non posso dirlo. Non puoi dirlo. No, non posso, perché? Perché se dico di togliere la bandana e poi le minicai non rompermi i coglioni, ok? Sì. Io la resto. Ma io l'ho tolta la bandana. Poi l'ho rimessa, perché ormai mi avevi visto in faccia, no? Ah, stai tranquilla, Ian, non succede niente. Bah, boh, vabbè. Oui. È che proprio non andiamo d'accordo con la polizia. No, il fatto è che... Vabbè, signori, buona giornata, arrivederci. Cose, no? Ciao, Smith, buona giornata. Tu lo devi smettere. Che ho detto? Porca oh, abbassi le mani. Che ho detto? È mio fratello, posso fare quel cazzo? Penso che sono le tipiche persone con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Comunque sono scattati dei furti in casa. Tanto è inutile. Che palle che mi lagga tutto qua a me. Ogni cazzo di volta. Non è Ryozaki, no, Greva. Salve, qui è l'agente Mimmo. E se c'è una pattuglia libera, gentilmente si ci può raggiungere per accertamenti su identità di una persona che non ha... Lo raggiungo io, signore, dove si trova? 10-4. Dove si trova, gente? Che civico, gente? Tra il 202 e il 203. Ricevuto. La mia posizione. Ma? Aia. Per fortuna che ha detto che sapevo guidare, sergente. Ma tu dici di quando faccio gli inseguimenti, queste qui sono cose diverse. Dovrebbe avere un bonus, quindi vado ad acquistare l'auto. Non la preledi da altre persone. Che c'era qui? Il ragazzo ha aggredito un civile cercando di rubargli la macchina. Guarda, e non ha documenti né patente. Purtroppo noi non possiamo fare nulla per quanto riguarda il database online, quindi... Ok, e procediamo quindi dalla fare la multa per tentato di... Sì, una sanzione, sì. Okay, aggressione, faremo, sì. Aggressione, ok, $2000 di multa e basta, le faremo. Sì, vabbè, magari okay. Se c'è la possibilità di fargli fare i documenti, perché sì, andiamo a entrare a fare i documenti ora. Okay. Perfetto, grazie mille. Grazie mille, ti faccio arrivederci. Arrivederci. Ci segua, signore. Salga dietro di me. La gioielleria, sergente. Adesso manterranno sicuramente qualcuno. Ok. Qui ad Amuno stiamo eseguendo un 10-55 nei pressi del 5-4-0. 10-4. Prego, venga. Ok, recluta, prego, lo porti al desk e gli faccio i documenti. Ok. Sa fare i documenti? Sì. Ha della carta ai documenti? Non ho capito. Ha della carta per fare i documenti? Collega Marco. Credo che ci sia al desk, giusto? Ecco. No, devo passare, la passo io, guardi. Devo venire a prendere. Okay. No, potete in centrale faccio 17. Trovasi se mai un agente in cui andare in pattuglia o chiedere le pattuglie, ci sono di già. Perfetto, adesso grazie. Di prenderti. Ok, chiedi, io sto convergendo verso la centrale. Ci va. Per vedere l'impronta digitale, li faccio il documento e poi gli faccio $2000 di multa. Allora, perché? Mi dica il suo nome e cognome, per piacere. Matteo Denaro. Mi scusi, ma €2000 di mi scusi, che vengo da un'altra città. E dollari di multa per non può chiudere un occhio. No, per aggressione $2000 di multa, signore. Poi anche senza documenti gira, quindi $2000 sicuramente.
Senza documento solo perché sono arrivato. Non sbarcare adesso in città. Documenti e Adamono dice signora venga pure così facciamo i documenti. Che fanno dei reati. Principalmente rapina. Cioè, almeno la persona che ho conosciuto, le persone che ho conosciuto sono. Lino di Bartolomeo. Poi immagino che della loro, del loro gruppo ci siano anche persone specializzate a fare altro. Che cosa? Signori, signori di Shopfire, all'incirca al civico 216, vicino alla vecchia centrale. Che Adam siete? Alla moto. Controllate se c'è bisogno, vi mando qualcuno. Qualcuno che è all'interno di questa organizzazione. Per qualche altra informazione, certo? Allora, facente parte di questa organizzazione, io conosco due persone. Aspetta un attimo, come fai a conoscere queste persone? Ok, Recu, t'ha fatto? L'ho conosciuto e non l'ho fatto. Sì, devo stampare. Tu pensi i documenti tutto? Uno è una ragazza. Che... Okay. Vedi, passi. Con un signore, certo salvatore, detto tutore, non so quale sia un... E mi scusi agente, ha cibo che sto per svenire? Un attimo. E se scappa pare me la favore me. Tire chiappo. Entrambe, entrambe. Penso ce l'avrei fatta, però beh, sono un uomo per bene, pulito. No, chi l'ha passato? Collega, potrebbe fare i documenti al soggetto. Ma chi ha passato l'acqua? E gli faccio una multa per mancare identificazione. Ma chi ha passato l'acqua? A me no. Collega? A me, grazie mille. Okay. Collega? Arrivederci. Aspetti. Ma dove va? Oh, a fare i documenti e la multa? Ah, i documenti io ho già fatti. Sì, regola, ma... La multa è di Bucadoppa, di Sergio. Sì, sì, se vicini quel signore gliela faccia. Ok. Io regolo da Marco Marco in centrale, in attenzione. Venga, venga. Sì, aspetta. Costa? Perfetto, se vicina signora, li faccia 2.000 dollari. Ho tolto tutto, ma tolto. Non mi metti guanti che così sembra che c'ho cose strane. 2 secondi. Perfetto. Devo segnare da qualche parte? No, no. Perfetto. A posto, ora può andare, vorrei rivederci. Arrivederci. Ok, andiamo noi. Tenga. Grazie mille. Deve essere più reattivo, recluta. Più reattivo. Troppo addormentato, eh. Dopo addormentato. Ma no, ma la multa gliela faccio. Grazie per il follow, benvenuto. Erano tutti PC là. Ma non è come con voi ex, ma come i medici che potete scegliere a chi fare la fattura. Ma va, più vicino. Ok. Deve stare vicino, deve stare a fare multa. Ho capito, perché. Come stai, Sbiro? Tutto bene. Tu? Salve, mi dica. Posso chiedere una cosa? Per caso c'è un sergente o un grado più alto in città? Salve, eccomi. È qua il sergente maggiore. Oh, benissimo. Posso chiederle una cosa, agente? Mi dica. Allora, io sono uno psicologo dell'ospedale, sono un attimo fuori servizio. Sì. Avrei bisogno di sapere la fedina penale di alcuni... Ok, di alcuni... deve mandare un'email formale a un sergente superiore. Mm-hmm. Adesso magari vi mando la lista di tutti i sergenti e le rispettive email. Magari c'è un responsabile, un primario, che può di psicologia? Sì, al momento non è in città, però. Ok, dica la primaria di psicologia, quindi di scriverci, scrivi in privato a me, che sono Dani, sì. Ok, Dani con 3 Y. Sì, ok. Sei presente, chi sono? Sì, sì, ho capito. Ok, Dani con 3 Y, mi trova le mail, mi mandi, dice il direttore, diciamo, il suo primario di psicologia, di mandarmi un'email formale con la richiesta di fornire tutte le mail dei sergenti in su. In quanto so, potete ricevere informazioni solo dai sergenti, giusto? Sì, ma in teoria la procura ci ha detto che... Solo dai sergenti in su. Sì, ma in teoria la procura ci ha detto che anche qualsiasi psicologo dell'ospedale sì, può farlo. Sì, lo so, però vuole parlare con il primario.
in quanto comunque dovrebbe chiedere lui le email di tutti i sergenti in su, e poi sarà a discrezione dei vari agenti, vari lot medici di psicologia di scrivere Siamo ai dietro, sergenti collega, in questione. Va bene, va Quindi in benissimo, caso allora. dobbiamo riscrivere l'email formale, magari chiedere tutte le mail, manderò tutte le mail al primario, e poi sarà responsabilità vostra mandare un'email formale per ogni persona. Quindi dovrà chiedere un'email Adamo 1 formale per singola 1055. persona, per ricevere informazioni riguardo, ok? Va bene, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Buon Arrivederci. lavoro. Vedete che siamo noi Adamo 1. Grazie. Ragioneria sta coperta, signori, che è appena finita. Non siamo Gli ho disponibili. detto di annullare. Non l'hanno Scusate, fatto. Adam. E mo vado in culo. Scusate, c'è stato un errore di Adam. Adam 1355. Ah, beh, tutto bene tu? Chiama il 55 civico. Ok. Che civico è questo? Leggi. Spinga il motore, ah, perfetto, l'ho 39 spento. 399. Adam Adam 2 2 1055 1055 civico civico 399. 399. Ok, signore, scenda dall'auto, venga dietro la volante, grazie. Prego, venga. Ricci. Eccomi. Perfetto, recluta, venga, venga. Entra la volante, su. Ok, recluta, le prende i documenti al Mostra i signore. documenti, signora. Lei. Voleva un po' troppo, Un pochino, ho fatto una brutta accelerazione. Ma come vede, mi Ok. sono fermato all'istante. Sì, ma penso sicuramente che la volevano fermare. Controllata RSS sul veicolo. No, c'io intanto. Come si Ah, chiama il parlei. signore? Ciccio Tools. Ciccio o Tulsa? Perfetto, controlli sul DB se ha qualcosa dalla munizione, tipo le Collega fatture di da pattuglia di Adamuno, pagare. che numero maggiore ha lei? Oppure Dici? magari se abbia. Numero di scarpe. Se ha la fregatura, cose del genere, comunque. Ok, l'auto appartiene al signor Ciccio Twills. Ok, non ha multe da pagare attualmente. E nessun mandato di cattura e niente nella fedina? La fedina penale è pulita. Perfetto, ottimo. Faccio una multa di 150 dollari per eccesso di velocità e andiamo poi. Ok. Andrea 23SC, grazie mille per il follow, benvenuto al canale. Grazie ancora, benvenuto. Ecco qua. La pago all'istante. Sergente Smith, mi può dare il numero di telefono? Lo trovo sull'applicativo nella sezione polizia numeri. Perfetto, Lei. arrivederci signore, buona giornata, vada piano. Arrivederci, buon lavoro. Perfetto, comunica il 1055 terminato della nostra. Adam Adam 2 1055 1055 terminato. terminato. Adam Adam 2 2 stato status 1. solo. Vabbè, avete 15-15 terminato, è stato inteso lo stato suo. Ah, ok, vabbè. Adam 3 è stato suo. Dove stanno? Vedo l'FBI. Stanno qua sotto.
Mamma mia. Tranquilla la giornata di stamattina, pattuglia, ragazzi. Tranquilla. Oh, giornata tranquilla, collega, eh? Sì. Quedam 2, c'è una gente da solo attualmente centrale. Cioè, Craio, c'è una gente da solo? Io però gli devo andare 17 adesso. È un altro agente da solo che sta in pattuglia da solo attualmente. O che è in centrale fermo. Eh? Signori, ci sono ancora da solo sì o no? Io vedo da uno che sei da solo. Sola. No, Adamuno sta con Ricci, soltanto che sta un attimo. E nessuno che sta in centrale fermo, è vero? Un GPS fermo in centrale, chi è? Signori? Anche al 217, vedo un sacco di GPS fermi, signori. Mamma mia, questa gente. Check, tac della flica, ancora a fare gli arresti state? No, stiamo facendo un interrogatorio. Ok, ho bisogno di un agente per il Ponson, quindi uno di voi 5 si stacca per venire al Ponson fuori. Arrivo io, sono il recluta Black. Ok, l'attendo in tac 2. Mi attende? Tac 2, tac 2 5.2 sì, del Ponson. Convergo io al Ponson insieme alla gente dell'attacco 1, ci spostiamo in attacco 2. Check. Check. Perfetto, recuta Costa, contratti pure lei. Ok. Ci prende contatto con le persone, si metta qua sul gradino. Quello okay. Di là però. Signore, che sta a fare qua? Signori. Siamo dove è stato? È stato e non parlano. Lo sto parlando. Dai signori, cosa state facendo qua? C'è arrivata una segnalazione. È scattato un allarme. Forse quando siamo saliti qua sopra per lavorare. Siamo assunti, siamo manichini. E perché siete mascherati? Manichini mascherati. Le maschere esatto. E toglietevi le maschere allora se siete mai chi deve parlare col direttore, noi non possiamo prendere decisioni nostre il lavoro è questo. Si licenziano, sono bello, capisci che è un problema. Dai signore, cosa stai facendo qua? Non l'abbiamo detto. Stiamo lavorando. Non credo proprio. Abbiamo un contratto. Siamo manichini che manichinano, insomma, capisci? Guardi! Fagli vedere il contratto. Guardi, te lo faccio vedere il contratto, eccolo qua. Guardi là. È vuoto, non c'è scritto nulla. Ma che è vuoto? Ma lo sapete, guarda. Non c'è neanche una scritta. Ma c'è che... Oh! Ma senti, sapevo che cosa dice? Dice, che non c'è scritto niente. Ma è un contratto di lavoro, bello. Dice, guarda, qua dice, manichini full time... Part time. Perché dice full time a me? Cazzo, ma non curato! Full time è che dobbiamo stare qua tutto il tempo della nostra vita. Sì. Fino a quando siamo lavoratori. Part time è il contratto. Il contratto è part time. Cioè che... Mi stai confondendo, sono molto confuso. Ma part time vuol dire che non siamo assunti qua per sempre. Che siamo assunti qua... A tempo non indeterminato, a tempo determinato. A parte di tempo, sì.
Vedi, c'è tutto qua. E ci sono scritti i vostri nomi là? Vostro nome e cognome? Sì, c'è scritto allora. Quindi, poi c'è scritto Fenix, e bello tutto dice. Poi c'è, com'è che Lucifer, sì. E come faccio a sapere che siete voi quelli? Allora, io mi chiamo Zingo Palumba. Ed è lei? Sì, io. Siamo Zingo sicuri? Palumba. Poi c'è. Tu come hai un po'? Con Palomba, con la Palomba. Ah, è vero, sei mio fratello tu. Io sono Palomba, perché sono maggiore, sono io. Oh, e lui invece, lui com'è? Palomba, Palomba, Palomba. Ah, ok. Il Palomba, sì. Sì. Capisci? Capito? Guardi, no, ma vengo fuori a farglielo vedere, Controlli, controlli, c'è tutto là. Guardi, eccolo qua, vedi il contratto? Lo legge meglio adesso? Rientri dentro, signore. Mica, addirittura così cattivi, sì. Ah, non ci siete in tacco voi? Tacco 2, certo. In radio non sento, però. Buona idea, signore, che ci fate qua dentro? Ma la bella, Check. Ah, ho detto pure prima, cioè. Aspettate un attimo, scusate, devo parlare un attimo con i manichini. Sergente? Sì? Cosa faccio questo? No, quello non vogliamo sperare, te lo dico in anticipo. Se questi qua vanno avanti così, non saremo costretti. Dilli che devono uscire e rendersi, se non vogliono che facciamo corruzione. Ok. Allora, vi piace il nostro contratto? Dice che siamo inculati. Ma che sono? No, allora, io il mio stipendio è di $1200 al mese. Quello di Phoenix è di 1400 e invece quello dell'altro scemo è di 1100. Ma io come faccio a sapere che siete voi, scusate? Mi mostro un documento, così vediamo se siete voi. Non capisco. Mi mostra un documento in cui c'è scritto il suo nome e cognome. Dov'è che sono i miei documenti? Nello zaino di là. È andato a prendere lo zaino. Nello zaino cercate i documenti. Vado a cercarlo. È andato a cercare. Tieni questo tu intanto, tieni. Non mi ricordo. Io guardo. Sì, ha ragione, scusa. Arrivo, Io sono proprio fermo. Ah, va bene, penso questo, sto leggendo. Costa avvertirli che se non smettono di se non la smettono che fare rientriamo noi se loro non riescono a cercare di capire cosa vogliono fare. No, ma di che non siamo a cazzeggiare, quindi siamo qui, c'è la rasca della rapina, loro stanno dentro. E sono mascherati, quindi di ragionare. Ma agente, lei parla. Ci sono. Salve, buongiorno. Non ho capito, non lo faccio vedere. Ma cosa? Il documento è andato a prenderlo. Ma non ha sentito che quello che è successo? No. Stanno inculando lo zaino. E mi spiace, guardi signore qua, noi non siamo Siamo qua perché c'è stata Sergente. Una segnalazione che ha scattato l'allarme del negozio di vestiti. Di che? Ho dei soldi sporchi della rapina di prima, glielo posso dare adesso. Me ne passi pure, sì. Okay. Guardi, se non uscite fuori e non vi arrendete, saremo costretti a fare eruzione. Ma per quale motivo? Bello, ma che. Tutto a posto, insomma. Tutto a posto. Ma è bello comunque. Hai detto tre parole, arrivo per eruzione. Penso di sì. Okay. Visto che è stato chiaramente un equivoco questo. Noi adesso usciamo, ci diamo la cassa di fine che abbiamo preso e ce ne andiamo. Poi siamo a posto. Dilli che se vogliono andarsene senza problemi devono uscire, identificarsi, togliere la maschera, farli passare per perquisire e poi se ne possono andare con $1000 di multa a testa solo giusto per l'intervento della polizia. Altrimenti li arrestiamo se non rispettano questa. Allora, se volete andarvene via, uscite fuori, vi togliete la maschera, vi identificate, alzate le mani, vi perquisiamo, ma se è tutto a posto vi diamo $1000 di multa. Ascoltami. Ma $1000 di multa per che cosa? Per l'intervento della polizia. Quindi io esco
Appunto, appunto, ti dico le cose e ce le andiamo. Siamo poveri, bello, perché devi rovinarti? Scusa, non capisco. Queste sono le regole, signore. No, ma regole cose. Lei è una regola. Sì. E mi faccio parlare con una gente, allora, per favore. Dì che questa cosa te l'ha detto il superiore. Dì che questa cosa te l'ha detto il superiore. Non lo sento. Dì che queste cose te l'ha detto un superiore. Per gente, venga qui a parlare, cazzarola. Queste cose che le ho detto a lei adesso me le ha fatte riferire un sergente, ok? Ok, io semplicemente le do le cose che ho preso e me ne vado a casa mia, così siamo tutti. No, non è detto uscire, farsi perquisire uno a uno, identificarsi, farsi fare $1000 di multa per entrare dalla polizia e poi possono andarsene. Ma lo funziona. Grazie per il follow, Bunny Joe. Benvenuto. Allora, dovete uscire fuori. Grazie per il follow, benvenuto sul canale. Bandana, vi perquisiamo e se tutto regola vi diamo soltanto $1000 di multa per aver fatto entrare la polizia. Ma allora non è che l'ho fatta apposta, io, perché sinceramente non mi sta neanche piacendo parlare con te, bello, sincero. Allora, però, non so, mi spiace. Va bene, fammi questo. Esatto, va bene, a volte le cose non possono nascere, il nostro rapporto è nato così, voleva andare meglio. Però fammi niente. Grazie per il follow, FreeGamer008, benvenuto sul canale, però, grazie mille. Però per dormiamo stanotte, forse, spero almeno. Ascoltami, ma se tipo io esco... Ti do le cose che ho preso dalla vetrina, la... Guardate, una cosa nella mia testa. Quello che devi fare. Beh. Non dovete arrendere, uscire fuori, alzate le mani. Ma io non capisco, vi do quello che ho fatto di cose. Benvenuto sul canale entrambi, Vanni Joe e KGM008. Vediamo le cose che abbiamo preso, ce le andiamo. Non dovevamo fare tutto questo casino. L'ho già detto tutto quello che dovevo fare. Dili che il casino ormai l'hanno fatto, ha scattato l'allarme, quindi se vogliono uscirsene puliti, senza nessuna fedina, eccetera, arresto, $1000 di multa, perquisizione, sequestro tutte le cose che hanno preso qua dentro, e via. Bello, aspetta, ma parla direttamente qua, così ti sento, cazzo. Guarda. Sta facendo bene ormai, dimmi qua. Ho capito. Sento contattore, non devo parlare con loro. Signori, sono io il contrattatore, non è il sergente da dietro, ok? Sono io il contrattatore. Check frequenza 5, signalo shotfire dal Ponson, sentiamo shotfire dal civico 656 646 Bahamas. Guardate qualche battuta a controllare. Allora, io l'ho già detto tutto quello che deve fare. Se non lo fa, ricevuto? Potete fare eruzione, ok? Ma io l'avevo detto. Stanno vada. Ma cosa. Perfetto, cosa è chiaro. Non sappiamo neanche la siete mascherati. E quindi siete mascherati ed è scattato l'allarme, ok? Ci stiamo dicendo, è scattata la rapina. E ci diamo le cose e andiamo. Ok, quindi uscite fuori con le mani alzate. 1-1. La bandana. Ma per quale ragione? Vabbè, non so che ti dico bello perché mi sto rompendo sbaglio. No, lascia stare. Sì, volevamo venderci qualcosa perché siamo poveri in culo, bello, te lo dico. È stato quello, ok, però sono sincerissimi, infatti te lo sto dicendo. Purtroppo non abbiamo niente, non viviamo di un cazzo e ogni tanto bisogna fare qualcosina perché siamo poveri, capisci? Capisco. Purtroppo non tutti ne siamo fortunati, noi siamo poverissimi. Non abbiamo avuto neanche possibilità nella vita, ok? Mi spiace. Però capisco dell'errore che abbiamo fatto, mi dispiace. Quindi noi semplicemente vogliamo che ti lascia andare e diciamo quello che abbiamo preso. Così siamo a posto. E tutti di nuovo. È la stessa cosa, la stessa offerta disponibile ancora. Ma poi fra due gente che si vuole entrare dentro, rotto il cazzo, dai. Allora, la nostra offerta è quello che le abbiamo detto, ok? Signori? Vediamo l'ultima possibilità per poter contrattare con noi. Vi avevo detto, se volete uscirne puliti con solamente $1000 di multa, che $1000 di multa sono veramente niente, dovete uscire uno a uno, togliervi la bandana, farvi perquisire, identificare e poi vi lasciamo andare per i fatti vostri. Solo $1000 di multa a testa, 3000 in totale, signori. O accettate questa nostra proposta per uscirvene puliti, che ve lo prometto, lo faccio. Altrimenti, se no, signori, se volete peggiorare la situazione, dovremo fare eruzione noi per farvi uscire con la forza. Noi l'opportunità di uscirvene e andarvene ve l'abbiamo data. Se voi non volete accettare la nostra contrattazione, signori, non c'è niente da fare. Aspettate un attimo che ne parliamo, 2 secondi. Ok, recuta, sacca sul gradino. Anche tu, Costa, dove vai? Costa, dove vai? No, torna lì. Ok. C'è contrattatore, devi stare là. Ok, signori, potrebbero sparare da un momento all'altro in quanto non l'abbiamo in vista i soggetti. Quindi tenetevi pronti in caso che si apra il fuoco a fare eruzione.
Perfetto. Direi che non siamo da compromesso, bello, mi piace. E quindi, signore? Quindi niente, bello, all'eruzione. Signore, non ci convince, cosa? Non ci obblighi a fare eruzione, signore. No, 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 ve lo sto dicendo io, entrate, bello, entrate. Signore, io non gli ho mandato la possibilità di poter scappare, di andarvene. Va bene, dai, forza. Le cose per ridere, non ti possono fare, va bene, spariamo allora. Tanto, guarda. Fai girare i coglioni delle persone, solo questo potete fare. Perfetto. Perfetto. Bene, signori. L'avete voluto voi? Sì, sì, abbiamo voluto noi. Vai. Finché non apre il fuoco noi non possiamo entrare, quindi questo è il problema. Quindi dovrebbero aprire il fuoco loro per poterci fare l'eruzione. Instaura un altro tipo di contrattazione, prova a sentire se l'opportunità di... Dato che sappiamo che hanno armi, possiamo optare una seconda scelta, diamoli. Diamogli la seconda scelta, ovvero di fornirci le armi che hanno addosso, quindi tutti e tre ci danno le armi che hanno addosso e poi possono scappare con l'aria furtiva in questo caso. Però è stato un altro tipo di contrattazione, vero? Signori, mi sentite? Facciamo così. Voi in questo caso uscite fuori, ci date le armi e scappate via con l'area furtiva. Le armi? Sì. Non fanno più cadere l'area furtiva, bello le armi. Questa qua è la nostra... Seconda scelta. Seconda Così qui scelta. Non si può lamentare, che hai dato tua scelta addirittura di poter scapparsene. Abbiamo le armi e ci andiamo l'area furtiva. Ma se tipo vediamo... No, niente roba. No, è questa qua la nostra seconda scelta. La seconda scelta che vi proponiamo. Devo parlarne. Un attimino. Ok. Mi dispiace, non siamo andati a punto di incontro. Signori, se aprite il fuoco noi dobbiamo fare eruzione, quindi evitate di alzare le armi, perché se dovesse partirvi un colpo saremmo costretti a fare eruzione. Noi la scelta ve l'abbiamo data, o le armi o la perquisizione col sequestro di tutte le cose che avete addosso e andarvene via puliti, altrimenti uscirete le armi, scappate e noi vi inseguiremo. Queste sono le opzioni. Sai cosa bello? Che non ne vale la pena. Per quanto vale quello che c'è in questo negozio? E quindi, signore, non ne vale la pena. Lei le importa la vita o le importa i soldi, mi scusi? A me importa la vita, bello. Ok, allora se le importa la vita le conviene scegliere queste due nostre opzioni, bello. Perché la terza opzione è entrare e cercare di atterrarla senza ucciderla. Ma potrebbe succedere che potrebbe rimanere uccisa. Capisco, anche. Bello, capisco. Ma io non la figlio, non so niente da perdere. Sono un povero, bello. Non so niente nella vita. Ok, quindi? Quindi niente, è bello, mi piace. Noi attendiamo qua, non possiamo fare eruzione, signori, finché non siete altamente pericolosi. Ecco, vabbè. Adesso potete. Detto fatto. Immaginavo. Vabbè. Vabbè, signori, noi le offerte abbiamo fatte, avete voluto voi. Sì. Prepariamoci per l'eruzione, nessuno scende dai gradini, è pericoloso perché possono spaventare la porta. Allora, siamo tre, loro sono tre. Fede 22, grazie per il follow, benvenuto. Siamo tre noi e tre loro. Se ne sarà sicuramente... Quanti tu? Costa è stato qui al vetro, l'hai visto? Ok, se ne sta uno sulla destra, mi sembra. Sì, e uno sulla sinistra, nel camerino. Me, e uno nel camerino, ok, allora, dobbiamo dividerci i posti. Black? Sì. Tu te la cavi? Più o meno, penso.
Sai usare le armi? Sì, sì. Ok, io ero sulla destra, Costa tu verso la sinistra e Black tu verso la destra. Vai di diritto, ok? In quel camerino, quindi. Esatto, pronti? Sì. 3, 2, 1, via. Stiamo da una. Stiamo da una. Tango down. Ok. Raga. Oh madonna. Ce l'ho fatta. Oh mamma mia. Che tensione, oh madonna mia. Non sono mai, non ho mai sparato così io, cioè non sono mai riuscito a fare una cosa del genere. Collega, come sta? Oh mamma mia. Mamma mia. Sanno medici? Sì. Perfetto, arriva la polizia. Arrivano i medici, stanno arrivando. Perfetto, stanno arrivando i medici. Mamma mia, che roba, raga. Dove stanno gli agenti? Gli altri agenti stanno tutti qua. C'è una sparatoria che c'è, boh. Uno. Un po' qua. Ecco il medico. Buongiorno, agenti. Dottori, salve.
Accidenti, ma cos'è successo? È una sparatoria. Vedo. Guardate per fuori i miei colleghi, per fuori, che sono. Va bene, feriti. subito. Ragazzi, non preoccupatevi, siete in buone mani. Bene. Siete gli unici due medici in servizio? Sì. Ah, fortunati che non c'erano chiamate prima di me, allora, prima di noi. Tanto lavoro c'è in questo momento? Ma no, secondo me il suo collega ha subito un trauma sul giubbotto antiproiettile, perché vedo che cioè, non ha sanguinferite da sanguinamento. Mamma mia, per fortuna. Si sarà schiacciato il petto, adesso facciamo star subito meglio, eh. Capito. È solo stordito, non si preoccupi. Dai un po' adrenalina. Lo ridistendo. Ok. Fonato, mi sente? Gente? Ti ricorda come si chiama? Fonato, si ricorda il suo nome? Sì. Come si chiama? Andrea. Anni? 25. Andrea, si sente qualcosa in particolare? Un po' stordito. Guardi, penso abbia subito un trauma toratico da impatto sul petto, ma niente che un po' di riposo e un po' di ghiaccio possono lenire. Comunque, insomma, non la di grave. Come state, ragazzi? Tutto bene? Sì, un po' sordito. Cosa è successo, sergente? C'è stata una sparatoria all'interno del Ponson. Adesso dobbiamo aiutare i soggetti che dobbiamo arrestare. Sono qua a terra. Si vede che ho smirato. Collega, è capito a tutti finire a terra. Eric, grazie per il follow. Eric, benvenuto sul canale. Eric, vatti a vedere qualche minuto fa come sono qui. Come ho fatto eruzione al Ponson. Eric, vai a vedere. Qui ci sono feriti di proiettile. Vai a vedere, impara, Eric. Però ragazzi, è pronto per gli arresti? Lo deve fare sì, voi, no, eh? Deve essere svenuto per preparatevi per gli arresti, sapete come farli? Manette, sì. Poi una volta che sono manettati leggete i diritti, poi le chiedete se erano compresi, poi perquisite, foto della perquisizione, disse questo sì, tutti gli oggetti, armi, dispositivi elettronici che hanno e poi tutto, e poi dopo li portiamo in centrale. Quando la vuoi vedere tu dimmi. Sì. Fortunatamente c'è già. Vatti a vedere cosa ho fatto, come sono entrato al Ponson. Tutti i dettagli io li ho fatti questi qua. Ho spaccato solo il muscolo. Adesso gli faccio una fasciatura. Come si sente? Che troia. Disinfettiamo anche. Sto bene, non ti preoccupi. Non c'è bisogno che fa finta che se ne importa qualcosa. Mi metti la manetta e ti ho zitto, grazie. Oddio. Paga la maschera, signore. Signore, si tolga la maschera. Me la tocca in centrale. E toglierla qua. Me la tocca in centrale, il mio come e mio diritto posso levare in centrale. Va bene, la tolga in centrale. Porca troia! Signore, devo togliere la maschera. No. La togli in centrale? Recuta? Assolutamente sì. Deve manettarlo. Ecco, la gente può prenderlo. Non è a rischio di vita, giovanotto. Lo distendo. Ha diritto a un avvocato. Dottore, ma i criminali gli mettiamo la fattura o paga tutto l'elenco? I criminali dovete fargli la fattura, dovete fargliela tutti e tre la fattura. No, allora aspettate prima di portarci via. Adesso faccio le fatture. Sì. Gliele metto in tasca e poi dopo le pagheranno quando arriveranno. Come sta? Saranno liberi. Ehi, tolga la pistola. Faccio fattura. Sta bene? Buona andata. Sì, benissimo. Perfetto, si volti.
dottore, ha già fatto una fattura? O vado ho fatte due. Ok, ho già fatte due. Faccio centrale. Quella per il dipartimento, giusto? Signore, lei in arresto ha il diritto di silenzio. Quella per il dipartimento è l'espedì, giusto? Tribunale, ha diretto un avvocato. Ne faccio una sola, però. Uno gliene verrà assegnato all'ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Lo dice. Perfetto. Allora, dottore, noi siamo assicurati, quindi criminali no, dovete fare la... Sì, sì, no, voi facciamo una sola fattura, però lo sto lì a fare due fatture, ecco. Anche questo lì. Tanto voi avete l'assicurazione, scrivo solo 0 e l'SPD è solo per motivi di contabilità. Oh, dove è andato quello? Va giù. Apri di nuovo. Fermo, lei, fermo. E qua, mi sono fermato. Devo perquisirla. Non si va in centrale? No, si fa sul posto. Sono tutte queste cose. Lo sai cosa sono bello, te l'avevo anche detto. Hello. Oh, oh, fermo. Prego, dove ci sta posto qua? No, qua giù, prego, venga. Di qua, di qua, di qua. Di qua, di qua, di qua. Perfetto. Perfetto. Andiamo in centrale. Voi due avete compreso i vostri diritti, quindi? Signori? Sì, sì, uno sì. E l'altro? E l'altro non gliel'ho letto io, quindi non lo so. Sì, ho compreso. Perfetto. Siete contenti che avete sparato? No, sinceramente, guardi. Ah, no, quello che volete fare dall'inizio, quindi... meno male, avete fatto all'inizio la cosa di sparare. Vedo. Siete mascherati, siamo costretti a fare eruzione, bello, bello. Ragazzi, sto facendo una rapina, non so se vi rendete conto. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire cosa, signore? Voi andate in una fare la rapina in un negozio. Va bene. E secondo voi noi dobbiamo farvi scappare così come se nulla fosse? Mm-hmm, abbiamo dato due opzioni per poter scappare liberamente senza essere arrestati. Avete voluto voi sparare, signori. Mm-hmm. Una roba. Vice Vulcano 5658, grazie mille per il follow. Se vuole le ripeto la frase così almeno capisce. Che senso? Ma... Non lo so. Quale frase? Siete mascherati, siamo costretti a fare eruzione. Certo, se non riuscite a collaborare saremo costretti a fare eruzione, ovvio. Siete soggetti mascherati dentro una rapina, non mica possiamo farvi stare dentro, signori, ma che state scherzando? Vi ho dato opzioni per poter scappare, per poter fare tutto quello che volevate senza fare, senza sparare. Voi avete... Sì, immagino, se hai visto le opzioni. Va bene, perfetto. Perfetto, ecco, li faccio pure scendere dall'auto. Sì, Rick, mamma mia, veramente. Comunque, ciao, Vulcano, buongiorno. Se devo scendere lei. Se no piangono, esatto. E vabbè. E vabbè, portiamo pazienza in quanto io ho dato due opzioni per poter scappare. Una, darci disidentificarsi, farsi per così ritirare tutta l'area furtiva. Ok. $1000 di multa e via. Andiamo. E due, lasciarci le armi. Lasciarci le armi e poter scappare e fare l'inseguimento. Non hanno voluto. Raga, che non si lamentino perché veramente poi guarda. Urgente. Sì, lei con i diritti li ha comprati, giusto signore? Sì, li ho comprati. Io ho scappato, avuto un problema, te avevo chiesto. Io sono scappato. Sì, prima mentre stavo dicendo i diritti stavo per andato verso l'auto. Li ho compresi, non ti preoccupare, bello. Perfetto. Totò, sì, mamma mia, veramente. Cioè, piangono, è incredibile. La vera. Sì. E uno di questi poi è anche uno di quelli che è venuto a scrivermi in live. Ciao, come va? Sbirro, ragazzi. Quindi, sinceramente, mi dà anche fastidio, cioè... Che prima venga a scrivermi in live, ciao come va, e poi dopo mi tossichi quando vinco una rapina. Una delle tante poche rapine che vinco. Prego, dica. Questo è quello che ho detto io, no? Quell'altro. Ho avuto un problema. Mi dica. In pratica non si è salvata la foto del... Mi scusi, ma lei che è? Scemo o cosa?
Non ho capito. Deve restituire tutte le cose che va addosso e gli faccio la foto. Ok. Ok. Ti tolgo la maschera ora, cortesemente. Ah, vabbè, tolgo la sono le manette. Sì, no, sono le povere vittime, non ci sta il lavoro. Per fare la maschera, grazie. Ok. Metta l'impronta qui che faccio i documenti. Anche gli occhiali e il cappello. Perfetto, tenda qua. Flavex, una delle poche volte che non smiro, cioè, sono stato fortunato perché, cazzo, contento faccio la gara a chi smira di più, come hai detto Rick. Oggi invece non ho smirato, fortunatamente. Vedi che mi ha dato munizioni della R, non della pistola. Io, via. Le tutte sgrapate proprio. Perfetto, ecco qua questo documento stampato nuovo. Perfetto, mi dia il documento, grazie. Faccio vedere un documento, signore. Un attimo. Vediamo subito sul DB. Ma lei non ha il porto d'armi? Cosa? C'era il porto non d'armi, il porto signore, d'armi lei? No, verso lei che ha il porto d'armi. Ah, lei non ce l'ha, ok. No, non c'è il documento, signore, di andare a fare. Mi deve far stampare, si deve far dare dal collega più in alto, in questo caso il sergente. Deve avere effettivamente, deve darmi effettivamente i documenti in tasca. Sì? Questo signore non ha i documenti, vado a stampare, certo, giusto? Certo, prende l'impronta digitale e li stampi. Ok, perfetto. Ehi, hey, Rick! Ma grazie, ma non dovevi, grazie mille, Rick. Troppo gentile, guarda, grazie per i 100 bit. Smirao, smettilo smirao. Ma guarda, io sono smirao, però stavolta non ho smirato, purtroppo, fortunatamente. Ok, allora, vediamo un po' qua. Lei non ha il porto d'armi, non ha multe da pagare, patente A, patente B. Ha un po' di reati, precedenti penali. Cosa da poco. Ah, se non hai porto d'armi posso studiare ma illegale, vero? Se non ha il porto d'armi ed era una 9 mm è detenzione illegale di arma legale. No, le pare. Poverino, cosa poverino, Totò? Questo qua mi ha sparato contro. Perfetto, ecco qua la sua multa di 10.000 dollari. Okay, sono 5 mesi ciascuno e 10.000 dollari ciascuno. Ok, signore, la devo mandare in carcere. Non c'ho il telefono. Sì, le devo dare ora. Ok, più che altro perché si è fatta una certa. Succede un casino se non ci troviamo. Questo cellulare. Sì. A posto, lo mando in carcere. Buona giornata, signore. Dovrebbe farvela una risata comunque qualche volta invece di sparare e basta, eh. Mi raccomando. La smetta. Stai dicendo le cose come stanno, diverso fatto. Basta? Sì. No, 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 ce l'ho. È così bello, Reader.
Perfetto, voi signori, agente, ha fatto la multa? La devo fare adesso. Perfetto, era lontano, ho paura. Regà, ma quanto rosicano. Quanto rosicano, madonna, quanto tossicano. Mamma mia. Ma chi sono sti qua? Cioè, quello lì è Fabre, sono sicuro, esatto. Cioè, se io boh. Sergente. Fatto. Allora, ha fatto? Sì, io ho fatto, però c'è un problema. Da che? La foto della preposizione le manca. Infatti c'è un problema. Io ho fatto la foto, ma non me l'ha salvata. Raga, però ma comunque... non è possibile. Però, entrambi avete avuto sto video, problema, il video, però. Il video, però io. Allora ritagli dal video la perquisizione. Ok. Cioè, raga, mamma mia, che reclute deficienti che abbiamo. Mamma mia, raga, le reclute. Poco sveglie, assolutamente. Mamma mia. Cosa? Attenta che lui manda la foto della perquisizione, che sennò la fedina viene sballata. Per mettere sui documenti, attendi che lui mandi la foto della perquisizione, perché sennò altrimenti si sballa tutto. Ah, giusto, giusto. Anche io sto attendendo. Tu dovresti farle le foto alle tasche, Rick, eh? Intanto sono sul database. Sì, io sul database intanto. Ora l'accesso vi funziona? Vabbè, te sì, sicuro. A te l'accesso funziona sul database ora? Sì, ma già ieri mi funziona. Perfetto, perfetto. Si buggano, sì. No, raga, io le vanno sempre fatte le perquisizioni. Foto e... del documento più la perquisizione per avere le prove di cosa avevano addosso. Sempre consigliato fare tutto bene, perché sennò altrimenti, come è successo ora, la class action dei procuratori... Cioè, dello studio degli avvocati contro la polizia. Poi ci vanno, si lamentano sempre. Ogni cosa è buona per lamentarsi. Check. PTOC 2, Ponson è sventato con successo, rientriamo in servizio. 10-4. Attualmente le rapine sono coperte? L'ho fatto, sono annullate. Ok, l'applica parte è stata annullata. Documento ovvio, se vogliono lamentare li flammo easy. easy, cioè, certo. Perfetto, Black, mandi sta foto, che sennò stiamo aspettando tutti che... Fatto, possiamo... Ah, no, ma facci uno screen del video e non mandi il link. Ah, lo screen del video, che vabbè. Sì, mandi uno screen del video. Sennò è lungo vedere il video, Filippo. Faccio uno screen, lo ritagli su Paint e lo mandi, tagliato. Sergente, ho fatto su database. Perfetto. Comunque. Ci mettono un po' tanto a fare queste fedine, le recute. Ragazzi, mi raccomando, le fedine le fatele sempre bene. A posto, lo faccio in macchina. Fai tu, sergente. Fatto. Vai tu ora. Perfetto. Mi dice caricamento. Che lavori si possono fare? Dove che lavori si possono fare? Che senso? Manca la foto della del documento, manca solo.
L'ho fatto, l'ho fatto. Invece carica... Non me la fa caricare. Mandala invece... separata. Che lavori si possono fare? In che senso, Vulcano? Faccio così. Fatto. Nel server si può fare il poliziotto, il medico, il diciamo lavorare in procura come marshal, il municipio come sicurezza oppure come dipendente del municipio, barista in qualsiasi locale, meccanico in qualsiasi officina, il concessionario, armeria, tutto e di più. Perfetto. Ciao Bobcats, benvenuto, buongiorno. Lei, Black, non ha fatto la fedina penale alla persona in questione sul database, eh? Sì, ho detto la facevo in macchina, ma la faccio adesso. Faccio se adesso, sì. Ok. Caricato ora? Sì, sì. Perfetto, riavvio. A posto. Fatto riavvio. Ragazzi, ora vediamo un po' qua. Ok. Perfetto, è crashato. Quando è crasha tutto, quando la via crasha tutto, quando mi si disconnette a me. Perfetto, ragazzi, mamma mia. Ok, vediamo un po' qua allora, che io mi sa che adesso ragazzi stacco la live. Non so chi lasciarvi, vi lascio a chi vi lascio, da chi vi lascio. Non so chi vi lasciarvi ragazzi. Lo lascio da Kosic, va ragazzi, lascio da Kosic perché... Lascio la cosa, ragazzi, mi raccomando, allora, vi ringrazio tanto per essere con me oggi in live, ringrazio tantissimo Rick per i beat. Nel mezzo non sta su GTA, io cioè, ovviamente tendo a lasciare le persone che continuano a giocare su Impero GTA, l'unico che conosco ora attualmente è Kosic, quindi allora, vi lascio da Kosic, ragazzi. Grazie mille per essere con me, ci vediamo domani o stasera, vediamo con un'altra live. E vi ringrazio tanto tutti per il follow, ringrazio Rick ancora tantissimo per i 100 bit e mi dispiace per la tossicata finale dei ragazzi che avete dovuto assistire, purtroppo c'è gente che non sa perdere. Io ho la possibilità di poter scappare, gliel'ho data e come avete visto. Quindi, vabbè, ragazzi, buona giornata a tutti, ci vediamo. Ciao!